Come esseri umani che viviamo in questa società, tutti abbiamo alcune caratteristiche che ci accomunano. Quello che più mi ha impressionato è accorgermi che io pensavo che, non so, il malessere principale fosse dovuto alle droghe, all'alcol. Ecco, poi mi sono accorta che c'è questo malessere dell'anima, no? Questo grido che accomuna un po' tutti, chi vive in strada, chi ha fatto successo, chi si è realizzato secondo i cosiddetti canoni del mondo. Ho bisogno di amore, accompagnato spesso da un altro grido silenzioso e non sempre riconosciuto, che è ho paura di amare. Aver scoperto che questo bisogno fondamentale è il bisogno di amare e di essere amati, e che questo ci porta alla pienezza della gioia, e che poi in così poche persone riusciamo a fare questa esperienza, mi ha portato a dire: vediamo quali sono le trappole che ci impediscono di vivere la pienezza dell'amore che ci dona la pienezza della gioia. Vediamo quali sono le trappole che ci producono malessere, proprio perché alla fine pensiamo di amare ma in realtà non amiamo. Quindi il libro nasce dal desiderio di condividere quello che ho scoperto dal libro della vita, avendo vissuto fianco a fianco con migliaia ormai di persone con esperienze diversissime, ma tutte con un certo disagio interiore. Ho visto che questo percorso, che poi si basa anche su delle luci che vengono dal Vangelo, ha portato dei frutti straordinari ormai in migliaia e migliaia di persone. Quindi mi sono detta: beh, questo percorso non ce lo possiamo tenere per noi, ma bisogna renderlo in qualche modo usufruibile a più persone possibili.